superare il commissariamento e ridare la gestione della sanità alla Regione, ma anche ritirare immediatamente i decreti sulla riorganizzazione ospedaliera. E quanto chiesto dal Consiglio regionale durante la seduta di ieri, che ha dato disco verde a un documento redatto dalla PD e dal centrosinistra, con cui dopo mesi e mesi di commenti al vetriolo e frecciatine, Oliverio, forte delle dichiarazioni del ministro Lorenzin e delle valutazioni della Corte dei Conti, dichiara guerra aperta scura e al suo vice Urbani. E nonostante le critiche sulla gestione commissariale siano state condivise, non pochi sono stati gli attriti, a partire da quelli suscitati nel centrodestra dal fatto che il documento portato in aula fosse frutto soltanto del centrosinistra e non fosse stato concordato con l'opposizione. Opposizione che ha rinfacciato i Democrat di non essere riusciti a farsi ascoltare dal loro stesso partito di governo, ma c'è anche chi non pensa proprio che il commissariamento terminerà, come Guccione, secondo cui Scura o chi per lui continueranno a tenere le redini della salute calabrese fino al 2018. Alla fine le tensioni sono ricadute sul voto, astenuto il nuovo centrodestra contro il gruppo misto, Guccione fuori dall'aula al momento del voto, compatto il centrosinistra. Tiziana Bagnato per la CNews 24.